Ciao a tutti, la ricetta che vi propongo oggi è la torta Sant'Onore, una torta buonissima e veramente bella da vedere. Gli ingredienti sono scritti per esteso nelle info box sotto il video e nel blog. E adesso procediamo a realizzarla. Ho preparato il pan di Spagna ed anche i bignè. Trovate il link della preparazione nelle info box sotto il video. Prendo una sfoglia rettangolare e la buco con l'apposito strumento oppure con i rebbi di una forchetta. La maltratto bene, così non gonfierà troppo durante la cottura. La spolverizzo con dello zucchero semolato su tutta la superficie e la cuocio in forno caldo statico a 200 gradi per 12 minuti o fino a doratura. Preparo la bagna, metto dell'acqua con lo zucchero in un pentolino, porto il tutto sul fuoco facendo sciogliere lo zucchero. Una volta sciolto la trasferisco in un contenitore e la lascio freddare. Una volta fredda aggiungo il rum. Potete decidere di mettere anche del Grand Marnier oppure del succo di ananas per rendere la bagna analcolica. Preparo la crema pasticcera, metto i tuorli all'interno di una terrina, aggiungo lo zucchero e mescolo il tutto. Metto dell'amido di mais e 3 cucchiai di latte dei totali. Continuo a mescolare accertandomi che non vi siano grumi. Metto il latte in un pentolino e lo trasferisco sul fuoco facendogli sfiorare il bollore. Dopodiché aggiungo il composto con le uova e mescolo fin quando la crema non si sarà addensata e lo farà quasi subito perché il latte è già caldo. La crema è pronta, la trasferisco subito in una terrina per fermarne la cottura. Metto un cucchiaino di estratto di vaniglia profumatissimo e mescolo il tutto. Tolgo un po' di crema pasticcera aiutandomi con un pesino e ci aggiungo del cioccolato fondente. Lo lascio ammorbidire per un paio di minuti e poi mescolo il tutto. Adesso copro con pellicola trasparente a contatto sia la crema al cioccolato che la crema pasticcera, lascio freddare a temperatura ambiente e poi trasferisco in frigorifero fino al completo raffreddamento. Preparo il caramello per caramellare i bignè. Metto lo zucchero e un po' d'acqua in un pentolino e trasferisco il tutto sul fuoco. Lascio formare il caramello senza mai mescolare. Muovo semplicemente il pentolino per accertarmi che tutto lo zucchero sia sciolto. Il caramello dovrà essere dorato, altrimenti saprà di amaro. Immergo i bignè nella parte superiore e li adagio su un foglio di carta forno. In tal modo il caramello sarà sottile e più gradevole da mangiare. Adesso monto la panna. La panna è pronta, preparo la crema diplomatica. Sempre aiutandomi con un pesino, metto la quantità di panna necessaria nella crema pasticcera e mescolo il tutto. Faccio la stessa cosa con la crema al cioccolato, metto il quantitativo di panna necessaria e poi mescolo il tutto. Con la crema al cioccolato farcisco i bignè, ma se volete potete farcirli anche con la crema diplomatica. Dopo averli farciti, li giro. Prendo il pan di Spagna e lo privo della crosticina esterna, sia quella laterale che quella superiore. Divido il pan di Spagna dello spessore di circa 1,5 cm. Ne basteranno 2 strati. E dopo ritaglio la pasta sfoglia della misura del pan di Spagna. Tutto è pronto, posso assemblare la torta. Metto il pan di Spagna su un vassoio di portata e lo bagno con la bagna a rum. Ci distribuisco la crema diplomatica e la livello. Ci adagio la pasta sfoglia e la premo leggermente con le mani. Farcisco ancora con crema diplomatica e livello il tutto. Metto lo strato di pan di Spagna premendolo leggermente facendolo aderire. Dopodiché lo bagno con la bagna a rum. Ricopro interamente la torta con un leggero strato di panna, sia sulla parte superiore che sui bordi. Ho distribuito tutta la panna sulla torta, adesso sui bordi potete decidere di mettere il pan di Spagna sbriciolato che è avanzato, oppure della granella di mandorle o nocciole. Dispongo i bignè sulla torta, lasciando uno spazio tra un bignè e l'altro. E con una sacca poche e un beccuccio stellato faccio dei ciuffi di panna tra un bignè e l'altro. E poi la decoro sulla parte superiore, ciuffi di panna in obliquo col beccuccio stellato
e con il beccuccio liscio dei ciuffi di crema diplomatica al cioccolato. La decoro anche sui bordi sempre con la panna. Ma come già vi ho detto, se preferite potete mettere le briciole di pan di Spagna avanzato oppure mandorle in lamelle o granella di nocciole. La Sant'Onorè è pronta, adesso la metto in frigorifero a riposare per un paio d'ore e poi provo assaggio. Meravigliosa, guardate che taglio perfetto ed è buonissima, una torta che non ha niente da invidiare alle torte di pasticceria. E spero che anche questa ricetta vi sia piaciuta, se vi è piaciuta pollice in su e condividetela sui social, attivate le notifiche del canale per rimanere sempre aggiornati quando pubblicherò nuovi video e se non siete ancora iscritti iscrivetevi. Un bacione grandissimo a tutti e al prossimo video. Ciao!